È la serata della presentazione dell'Unione Sportiva Arezzo. La location è stata scelta come Piazza Sant'Agostino rispetto agli anni passati, quando invece l'Arezzo era stata presentata la prima squadra, anche la formazione juniores allo stadio. Quest'anno c'è stata la scelta di andare nel centro della città, di scegliere una delle piazze centrali di Arezzo. La festa è iniziata alle 5.30 con giochi e tanta musica, soprattutto per i bambini. I primi a salire sul palco saranno ovviamente le squadre del settore giovanile, poi via via fino all'Arezzo Calcio Femminile, juniores e ovviamente la prima squadra. Ovviamente l'entusiasmo è tanto, non solo per la campagna acquisti, ma anche perché tra poche ore, più precisamente domenica, l'Arezzo sosterrà quella che sarà il primo match ufficiale della stagione, quando arriverà al comunale la Pianese per la partita, gara secca di Coppa Italia contro la Pianese di Lorenzo Coppi. Intanto però stanno arrivando sempre più giovani calciatori dell'Unione Sportiva Arezzo, ma stanno arrivando anche tanti tifosi che questa sera resteranno in Sant'Agostino fino al termine della serata, fino al termine della presentazione della prima squadra. È stata scelta Piazza Sant'Agostino come location grazie alla collaborazione tra Arezzo e Confesercenti. Sì, il ringraziamento principale va all'US Arezzo, che ci ha dato questa possibilità di collaborare, perché per noi è un prestigio come associazione, soprattutto in un anno così importante, dove finalmente si ricomincia a parlare di calcio, sentir parlare di calcio in città con rinnovato entusiasmo. Tra l'altro questo potrebbe essere il primo di tanti appuntamenti che vedranno insieme Arezzo e Confesercenti, perché si parla anche di una collaborazione per quelle che sono le feste nei vari rioni della città. Sì, noi già 2 anni fa, se non sbaglio, con Via Romana cominciamo a questo percorso, insomma, di coinvolgere l'Unione Sportiva Arezzo in tutti i quartieri dove Confesercenti fa il suo intervento. Credo che queste feste debbano diventare patrimonio di tutti, dei quartieri, di chi abita nei quartieri, degli aretini e anche dell'Unione Sportiva Arezzo, perché la scuola di calcio nella nostra edizione ha sempre rappresentato un qualcosa che va al di là della semplice sportività. Grazie.